Don Claudio Palumbo, vicario generale della diocesi. Allora, per l'anno celestiniano due chiusure, quella formale di oggi con le manifestazioni di oggi e quella del 5 luglio con un grosso personaggio che dovrebbe venire da Roma in ricordo della visita del Papa. Quella di oggi è la memoria liturgica di San Pietro Celestino che la nostra diocesi da secoli celebra proprio alla data del 19 maggio secondo un formulario tipico della nostra chiesa locale. E è prevista nel pomeriggio la processione che assume anche un carattere penitenziale per via della indulgenza che è ancora in corso, poi una pausa in cattedrale con il pontificale celebrato dal Vescovo e da tutti i sacerdoti della diocesi e poi la processione che ritorna nella chiesa di San Pietro Celestino. Quella di luglio è, diciamo, una chiusura così in termini, spero, soltanto cronologici, perché in effetti al termine di ogni esperienza forte che tocca lo spirito dovrebbe cominciare la missione del cristiano. Quando andiamo a messa il sacerdote alla fine ci dice andate, la messa è finita, ma nel senso non che è terminata. Incomincia la vera messa, cioè la missione di ogni credente nel mondo. Così dovrebbe essere anche per, in modo particolare per la nostra diocesi, al termine dell'anno celestiniano previsto per il mese di luglio. Professoressa Romagnoli, ancora così attuale il messaggio di Celestino e perché? Sempre più attuale, perché in un momento, stiamo vivendo un momento di grave crisi e quindi c'è bisogno di mistici, c'è bisogno di santi, c'è bisogno di uomini coraggiosi. E Pietro del Morrone è stato un uomo che ha avuto un grande coraggio, perché io credo che a fare quello che ha fatto lui ci voglia un grande coraggio. Ecco, ma perché Pietro del Morrone tanti anni fa fece una cosa così eccezionale, stupefacente, che è rimasta nei libri di storia? E oggi, ecco, quello che fa Ratzinger o quello che fa Papa Francesco, come si dire, non sembrano così della stessa portata. Perché? Qual è la differenza? È solo rispetto alla storia, professoressa? Ma penso che quello che sta accadendo ora forse lo metabolizzeremo, ci vorrà un pochino più di tempo, anche quando è successo quello che è successo a Pietro del Morrone. Gli esiti si sono visti successivamente. Non è che c'è stata una percezione immediata della gravità della sua scelta, che è stata una scelta di libertà, perché Pietro del Morrone, Celestino V, è un uomo libero. Questa è la grandezza, questa è la sua grandezza. Se si pensa che alla sua epoca il Papa era l'uomo più potente del mondo, perché veramente dominava la terra, e lui ha lasciato tutto per tornare alle sue montagne. Ma che cosa c'è di vero intorno alla congiura? Eletto perché ci fu una congiura, mandato via per un'altra congiura, ucciso, sembra, da un chiodo in testa. Insomma, sono leggende. No, sono delle leggende. Credo che sia morto in pace a Fumone, sicuramente sotto custodia stretta e vigilante da parte di Bonifacio VIII. Ma queste poi sono proiezioni anche un po' dei nemici di Bonifacio VIII, perché la posta in gioco era quella, era il grande conflitto di una chiesa e di una teocrazia medievale in crisi profonda, ma le difficoltà erano nelle cose. No, io non credo che Bonifacio abbia toccato fatto toccare il corpo di Celestino, perché era un uomo medievale e quindi aveva anche il senso profondo della sacralità di quella persona, insomma, no? Però si rendeva anche conto che il gesto era senza precedenti. Comunque sia, c'è una chiesa cattolica prima di Celestino e una chiesa dopo Celestino, insomma c'è stato un segnale di rottura. No, sì, è stato un segnale di rottura. Alla Gregoriana facciamo finire la storia, io credo giustamente, la storia medievale con la bolla Una Sanctam di Bonifacio VIII come fine del Medioevo, e poi inizia l'età nuova, la storia nuova. Effettivamente si chiude un ciclo, che è il ciclo che si era iniziato con la riforma gregoriana della teocrazia medievale, che non è più, diciamo,
operante, perché si stanno formando delle nuove realtà statuali, si stanno formando i regni, ma finisce l'unità della Christianitas. Ecco, questo che è la grande idea, il grande disegno medievale, proprio la Christianitas. E in questo senso questo episodio celestiniano è più di un episodio, perché è veramente la fine di un'epoca. Professor Bucci, oggi hanno portato a Isernia uno dei massimi studiosi di Celestino. Perché è così importante oggi ancora la figura di Celestino e perché richiede questi interventi così autorevoli? Ma perché sarebbe ora che si studiasse il fatto rivoluzionario di Celestino. Pietro del Morrone andò al papato per risolvere un problema di esistenza storica della Chiesa, che era quella dell'impasse dovuta ai 2 anni in cui i suoi cardinali avevano i dubbi sulla successione del Papa predecessore. E lui fu veramente un rivoluzionario. Spesso io mi sono così un po' dispiaciuto della questione, facendo arrabbiare e quelli di Isernia e quelli di Montagano, dove è nato Celestino. Non ci interessa, o meglio, sarebbe bello trovare un documento certificativo della nascita di Celestino, ma questo ci toglie il problema di fondo, cioè che cosa è stato Celestino. Celestino è stato un papa rivoluzionario. È stato un papa rivoluzionario perché ha dato lo sfondo poi al suo successore Bonifacio a creare il Giubileo, e non è poco. È stato rivoluzionario perché ha posto il problema della sede romana, non più Roma come civitas, ma il luogo dove è il Papa, nel suo caso l'Aquila. E questo ha messo in discussione poi la successiva storiografia, non solo quella valdese ma anche quella protestante, e poi ha messo in discussione il potere temporale sulla scia dei precedenti poteri spirituali che lui ha tentato in tutti i modi di riportare in auge. Ci è riuscito? Non ci è riuscito? Secondo me ci è riuscito, perché lui, a mio avviso evidentemente, è andato via perché non ce la faceva più. Ecco, quindi ha avuto la grande umiltà di dire basta. Ha avuto pressioni per far questo? Probabilmente sì. Ecco, come è stato detto è. Ma questo non toglie la rivoluzionarietà dell'atto compiuto.
Allora una bella soddisfazione per Pino Viscovo vedere le maggiorette qui davanti al suo negozio nel centro storico. Certo, di queste feste ci si ricorda sempre delle tradizioni e chi come me le ama e offre un qualcosa di rinfresco, un qualcosa, è il mio affetto che provo per questa città a dare qualcosa di buono. Ecco, ma bande maggiorette sono venute qui perché lei offriva prosciutto e da bere oppure... Per rispetto nei suoi confronti. La banda delle maggiorette sono venute in Isernia perché chiaramente rispettano questa città, sono state chiamate da chi ha organizzato la festa di San Pietro Celestino. Certo che vedendo questo ombrellone, vedendo questo paradisetto, sono fermati un attimo e chi come me gli ha offerto un qualcosa di dietetico, tra l'altro, un ottimo aperitivo e anche il caffè dopo se vengono a prendere, quindi è giusto che sia così. Però dico una cosa, che se tutti quanti facessero come me sarebbe una bella cosa. Isernia di festa è festa, o non si chiude niente, giusto? Ecco, lei ha una presenza qui nel centro storico, lei resiste nonostante che in tanti stanno andando via dal centro storico. Beh, questo sì, è rammaricante perché un sacco di gente è andata via, commercianti chiusi, porte chiuse. Io no, io cerco di riaprire questa porta, anche se è una piccola azienda. Ma certo, molte presenze al giorno fanno sì che tra il museo che sto pubblicizzando e la mia azienda che va, certamente la gente viene nel centro storico, gira a ferro di cavallo e poi si arriva su, offrendogli sempre il sole, perché lei sa bene che quando proprio la crisi è nera, ecco, vieni da Viscovo e trovi la primavera.